Luque, puoi dire ai tuoi fan di non cagarci più il cazzo che non me lo devo sentire io il disco, voi dovete sentire voi, lo dici tu che, ma perché ce l'hai con Luque? Cosa ti ha fatto? Non ti piace il disco? Ma non fai Luque? Ma non fai Enemy? Ma non ti fai i cazzi tuoi? Ma è che se non faccio un disco allora mi dai testa sul cazzo alla gente? Io non so, Luque, diccelo te, fai per favore. Hashtag diccelo tu. Comunque, domenica l'album di Luque. Ragazzi, Sofì della me, come state? Sigla. Benvenuti da Fada e Barlo, figli della merda. Mi passami su cazzo, un felice regresso a tutti voi dagli Arcade Boy. Passato un cherubino. Allora. Sì. Bravo. Biglino, vieni a trovarci. Biglino, facciamo una live, guarda che. Minchia. Io, te, Biglino, Frankie Pastiglia se vuole partecipare. E Fritz the Cat. E Daniele Fumagalli. Allora, ragazzi, siamo arrivati. Perché non avete fatto capelli blu? Capelli rossi. Capelli rossi. Capelli blu cos'è? Ah, capelli blu. Gold, soldi blu. Allora. Perché non avete fatto capelli rossi? Perché Fedevara è gelosa e sa che ho un debole per. Perché mi hanno detto, se non fai Luque, non fai neanche capelli rossi. Ah, così ti hanno detto? Ho capito. In realtà, semplicemente perché non c'è stato tempo, ma la canzone l'abbiamo sentita e ci è anche piaciuta. Perché io ho letto Ragionamenti tossici nella borgata romanina del 76 e c'è uno uguale a Ketama? Allora senti, queste sono purtroppo i tuoi consigliati? I miei consigliati. Puoi interessarti anche dopo Ketama 126. Facevo un ragionamento prima sotto la doccia. E questo adesso è il primo problema, che tu ti metti a pensare. Il problema è proprio chi si mette a pensare. Come diceva. E questo è la prima cosa. Come tu devi diceva. Prendere dogmaticamente quello che ti dicono. Questo chi sei tu per pensare, avere un'opinione? Bravo, chi sono? Io nessuno, io sono neanche un panettiere. Tu fai pensare a chi è in grado, a quelli che hanno autorizzati a pensare. Mi fai una baguette. Vuoi fare un filone alle olive? Ah, ma basta che un filone così te vai a far culo. Anche io vorrei farmi un figone invece. No, qua sotto, raga, scrivetemi il numero di un figone. Voglio senza olive però. Col cacio. Con le olive. Era un po' più fine, però. Anche col cacio. Allora, raga, pensavo sotto la doccia. Cazzo. Questo ragazzo dal nulla viene fuori da un featuring con Ice Nob e già esce fuori quasi a pari con Ice Nob all'epoca e quindi iniziano a parlarne tutti quanti. Ecco. Questo ragazzo in pochissimo tempo, senza spinte, senza aiuti, senza aiuti dall'alto si parla sempre, sì. Riesce a costruirsi una grande fanbase perché fa già il milioncino fa su Spotify. Milioncino? Comincia a muoversi, si trasferisce a Milano perché ovviamente il lavoro è a Milano ed è da solo, deve gestirsi, si costruisce un piccolo troupe d'élite. Sì, tutto bene, tutto bello, peccato che facci cagare, però. No, vabbè, sì, a parte facci quelle. Facci cagare. A parte quello. Ma quelli poi sono gusti. Quelli sono gusti. Se sei una mosca ti piace la merda, vabbè. Bravo. Serviranno anche le mosche, immagino. Ma questo ragazzo non ha avuto bisogno di magazine, non ha avuto bisogno di spinte dagli altri artisti. Allora ci hanno raccontato delle cazzate. Allora quello che sapete è falso. Anche se non hai tanti soldi, anche se non hai il team di lavoro più figo e potente anche se del non mondo. C'hai l'amico che ti spinge, anche se non c'hai il magazine che ti spinge, anche se non sei bravo, perché poi sei bravo perché sì, c'è la scaramuccia tra lui e Junior Cali, i body di Bau. Allora comunque, tutto è possibile, raga, un nuovo mondo è possibile. Anche se non c'è questo e non hai una direzione artistica di qualcuno che ti prende e ti dice adesso ti faccio fare io successo, ti metti la maschera di merda. Però l'ha fatto e ci è riuscito. Sì. E ci sta riuscendo, e riesce, piacere o non piacere. A me ci sono alcune cose che mi fanno cacare su. Beh, piacere. Piacere. Piacere o non piacere? No, non ho piacere. Ho capito. E riesce ad andare avanti, raga. Bella per lui. E non fa neanche scuscù con degli Inner Gang. E non fa scuscù. No, adesso parlando seriamente, ho conosciuto un ragazzo alla fermata del bus che mi fa: ah, tu sei quello che ti ho visto la reaction di Junior Kelly, ho visto solo quella. Le faccio: ah, perché te non ascolti hip hop? No, io ascolto house così. L'ho sentito Junior Kelly con Gabri Ponte, allora ho iniziato a seguirlo, Junior Kelly, e mi piace. Da Gabri Ponte si è spostato su Junior Kelly, non sul rap, sul trap. Ok, su quel suo stile di fare. Ah, non sapevo questa cosa, interessante. Non te l'ho mai detta perché non è che te lo dico tutto.
di quello che mi succede. Poi non grattarti a Waller. No, la Waller è un po' più... No, Junior Kelly, Valz, puzza di... No. Grasso bruciato. Sì. No. Che poi io me lo ciuccio. Ecco. Tre. No, vabbè. Vabbè, il primo fotogramma è già Gabri Porto. Ha fatto i video belli o... Ha fatto gli Junior Kelly. Ha iniziato a capire come... Jeremy Buxton. Buxton. Che sta per bastone, Geremia Bastone. Sì, Geremia Bastone che veniva dalla Bibbia, che però non era la Bibbia, erano gli alunni. Vabbè, il mare. Il mare d'inverno. Lo fi. Cos'è? Lo fi. Lo finisci? Pieni maschini brutti. Già differente da quello che siamo abituati a dire. Okay. Sì. A te non sono un bastardo. Ho fatto un disco, facciamo Goal. Prendiamo la backstreet shot. Quindi c'è sempre quel tiro mezzo alto. Giriamo il mondo senza la cartina, lo accorciare le distanze. Beh, balliamo. Chiamarla con le calze comunque rientra nel senso. Sì, cioè, dice un cazzo sta canzone. No, dice. Pedalò alto che gli occhi. Accontentarsi di quello. Guarda che la macchina! La gatta foggia, dove la trova? Foggia, dove la trova? Ma non lo dire che non arriva. Vuoi l'approvazione? Scaramantico. Quanti sposto a Lui nota soltanto quelle mascherate. Ma è interessante. Mamma mia, che palle. Era tutto buono. Guarda, il panino mi è piaciuto di più. Poi basta, mi è caduto il video. Satira. Ah, cazzo, era tutto bello. Tranne quel punto lì. Adesso, Valzer. Boston si è smesso di farlo. Sì. Ha smesso di farcela. Ho capito. Vediamo. Ah, pedalò. Ah. Adesso dice che hanno scherzato di baciarsi, guarda. Sì, sì. Che cazzo sei questo, immagino? Ma quindi di conseguenza Junior Kelly è un... Mi dicono che sei un po' buscio, perché se uno più uno fa sempre due. Eravate in quattro. Donna e donna. Ah, parla della canzone che io parlo del video. È già più sullo stile dell'altro pezzo, di Capelli Rossi. Quindi non sia la più bella di queste. L'hai sentita tu? Sì. Da solo, perché io non te l'ho fatta sentire. Non posso sentirmi le cose da solo, ma che cazzo sei? Ah, ok. Non padre. Se l'hai sentita da solo, ben venga. Mi è piaciuta più di questa, però questa non è male. Nel senso, non è... È sempre meglio di Ocane. Sempre meglio di Ocane, quello sempre. Però, in mood tranquillone, da vacanza, da serata in... Il video in spiaggia. Questo è più... No, ma anche il pezzo, secondo me, da serata in spiaggia, scialla, dopo aver fatto bordello tutto il giorno, ti sei fatti i bagni, ti sei fatto il pazzo con i tuoi amici, arrivi davanti al focherello, sei lì che ti abbrustolisci la minchia perché non c'hai niente, sei un artista, quindi non hai fatto neanche i soldi. Sì. Ti stai abbrustolendo un po' la minchia e per fare un po' l'esperto con le tue ragazzine che sono lì lesbiche. Sì, finte lesbiche, finte poi lesbiche, non c'è neanche fai la lingua. La canzone che ci sta, fa mood, fa situazione. Bevo. Ma non fai partire il coro, il tuo raffo. No, di no. Sono rimasto ai tempi del Nautilus. Scusami. Merda. Amici che venivate al Nautilus. Una volta sono andato al Nautilus con le ciabatte dell'NBA al posto delle scarpe. Quindi baggy, magliettone da rapper, ciabatte dell'NBA. Ci hanno fatto te. No, mi ha regalato anche i cd della serata, perché poi ho fatto una break e è partita le ciabatte in ma giro. Ma cosa stai dicendo? Sì, mi ha regalato cd della serata e ma quando è che hai fatto la break tu? Avevo 19 anni. E ballavi la break? No, quella non sera. Ero capace. Ballavi quella sera ho ballato la break. Ho capito. Indotto da determinate X cose. Allora, fondamentalmente il video fino a quel punto, che adesso poi illustrerai tu, non mi è dispiaciuto. Ah, classico video. Che facciamo il video dell'estate che hanno già fatto in mille, da che tra Bumba Bash Fedez, il classico video. Allora, registi intanto. Non è che se tu hai una videocamera e monti un video sei regista, sennò pure lui diventa Spike Lee. Daniele Barbiero, tu barbiero dovevi fare baffi, barba, capelli e ti andava a fanculo. Lunedì stavi chiuso e non ci cagavi il cazzo. Sì, lunedì stavi chiuso perché barbiere proprio convenzionale. Sì, oppure poteva cucinare con questo cognome Barbiero, chef Barbiero. Però poi c'è una monoporzione. Sì, no, anche un piatto unico. Paniscia. Ah, beh, sì, certo, oppure certo. Salata di riso, vaffanculo. Vabbè, sì. Non volevo disturbare il suo. E poi take away anche. Ancora quelle deficienti lì che ascoltano Baudelaire. Proprio. Sono del male bruciato. Gli audiolibri, cazzo. Mamma mia, gli audiolibri di Baudelaire. Oh. Non sei regista se non hai un'idea originale. Sei uno che copia, che copia. Tanto un video, come ci diceva la nostra amica Giselle, deve avere anche
una cosa di luce sensata, temporale. Inizia al mattino con le luci e va alla sera. Fatto? No. Tranne il fotogramma finale che... No, fotogramma perché è barbiero. In realtà è partito di giorno, ha fatto tutto l'arco del giorno, no, andava in pedalò, cazzo. Poi era notte e poi alla fine si sono svegliati su questo pedalò da soli. Sì. Quindi già hai capito poco, e figurati io che non ne so un cazzo. Ma poi hai dovuto... Ah dai, facciamo il video di noi che facciamo la movida, i pazzi, facciamo i finti poveri perché poi siamo dei radical chic. E poi... E beh, poi ci mettiamo il bacio lesbo, no? Prendi due mezze fregne dal collo in giù e fai limonare senza lingua. Perché? Perché è il video scandalo. Nel 2020 l'omosessualità non fa più scandalo. E se lo fa, uno ce lo dica. Ma poi se chi è che puoi stupire col bacio lesbo? Dei dodicenni ritardate che... Oh mio Dio! La parolaccia! Il sesso! La cacca! La cacca non c'era. Cacca! Però già che ci siamo, no? Per fare una rima con scureggia, almeno le mettiamo dentro tutte. Regista bocciato. Se... Cosa dici della maschera di lui che si gira soltanto verso la ragazza con la maschera? Che è abbastanza interessante come concetto. Che il vero riconosce il vero. E il maschero riconosce il maschero. Perché tutti noi indossiamo una maschera. A me piace. Il prodotto in sé non è un brutto prodotto. Molto pulito come linguaggio, come tematiche. Bello anche il fatto che non vada a illustrare dello sfarzo, anzi... Ma no, lui racconta sempre la sua esperienza nel mondo della musica, dice vabbè, io sono su un pedalò, non faccio finta di avere lo yacht, bevo senza di voi ostriche e sciottini al posto di ostriche, quindi questo mezzo povero, faccio pochi soldi, quei pochi... Sta, sì, perché comunque ti tiene i piedi per terra, ti fa capire che sì, i sacrifici vanno fatti, ma anche il regista deve tenere i piedi per terra, se non sei capace. Sì, a me non interessa, vabbè, il regista, scherzo, adesso parlo della la canzone è la sua, di Junior Kelly. Sì, ma il filone che tiene, finalmente abbiamo uno che sta riuscendo a fare delle cose nel suo e continua a essere coerente nel suo, che per carità, ripeto, può piacere o non piacere. Tanta gente che sento dice ma Junior Kelly non piace, non so se farmi piacere più questi pezzi. Ma allora è come quando ci hanno detto Isbul fa schifo e parlate bene solo perché parlate bene perché è un nostro amico. No, ha fatto l'ultimo pezzo che ne abbiamo parlato bene perché a noi è piaciuto, perché ha parlato di una tematica che noi abbiamo capito. Anche lui non è poeta maledetto che fa queste rime della Madonna o flucose. No, molto molto base come dimensione. Però ha detto cose che a noi ci sono arrivate, quindi quello che diciamo noi è solo il nostro parere. Poi sta a te sentire, vedere, farti una cazzo di idea tua e non chiedermi a me quando faccio Lucchè. Ascoltati Lucchè e se ti piace, ti piace. Ma te la fa il culo, te e Junior Kelly qua. Perché comunque anche lui un bacio lesbo. Io il prossimo bacio lesbo, io ve lo giuro, gli metto il cazzo in faccia. No, per registi, vi prego. Hashtag qua sotto, no, cazzo in faccia fada. No. Però senza la lingua, come loro. Biglino, quindi, vieni a trovarci.